Ciao a tutti questions e benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate se non ho postato per credo 2 o 3 giorni di fila, ora non mi ricordo. Però, allora, sono stata molto impegnata un giorno perché ero in gita con la scuola e ci sono stata fino alle 9 di sera e sono partita alle 6:30 da casa di mattina, naturalmente, quindi... Cioè, sono stata veramente tanto occupata e per un altro giorno sono stata occupata perché ho avuto tanto da studiare. Scusate se faccio uscire questo video un po' in ritardo. Comunque, allora ragazzi, come avrete già intuito, siamo con Milk Chocolate e siamo qua alla pista della baronessa. Infatti c'è una nuova missione che è uscita già tipo da 2 giorni, se non erro, che si trova proprio qui con Sir Tucker Mod, che è colui che ci ha sempre fatto fare la corsa lungo tutto il percorso di gara della baronessa. Vedete il percorso di gara della baronessa, vi è il vecchio dentro il nuovo, vediamo. Vuoi correre di nuovo in quella orrenda vecchia gara? Ahimè, va bene. Non sai quante fantine mi hanno martellato per convincermi a proporre questa gara con la vecchia attrezzatura. Vai pure, il percorso è tutto tuo, io non ho la forza di guardare. Completiamo la gara, perfetto. Quindi praticamente dobbiamo fare questa gara così, con alcuni ostacoli tra l'altro che io mi metterò a saltare. Molto bello, yeah! Anche qui, questa è una gara che non so se sarà giornaliera, quindi la potrete rifare, ma non lo so, forse sì, sinceramente non lo so. Vedete, praticamente è lo stesso identico percorso del solito, oddio, ora vado a sbattere, è sempre lo stesso identico percorso, solo che, oddio, aiuto, solo che c'è qualche ostacolo. Però vediamo se va rifatto, no, ok. Percorso classico di Annabelle, perfetto, e abbiamo fatto un nuovo percorso. Allora, andiamo a parlare con il signor Sir Tucker, quello che è. Sir Tarik Mod. Ok, vediamo un po'. Spero che ti sia piaciuta la gara. A me no, di certo. Ora è il momento di rimettere un po' di ordine e ristabilire la reputazione dei Silverglade, che sono proprio loro. Perfetto, ora andiamo a riparlarci. Colui che non deve essere nominato. Oh! Lord Voldemort! No, allora sì, lo potete rifare comunque quel percorso. Colui che non deve essere nominato, vediamo se è Lord Voldemort. È lui, è la mia nemesi. Chi è la tua nemica? Cosa? Ascolta, c'è che Tucker ha da dire. Sì, certo. Vediamo, raga, che cosa ha da dire questo Tucker. Sì, guardalo come vaga per il mio percorso, parlando della baronessa come se fossero con la baronessa, come se fossero vecchi amici. Ma io lo conosco, lui, mi pare. È uno al... Sì, è uno alle stalle di Jorvik. Sai, anche lui stava per essere nominato cavaliere, ma nessuno è più, straordinario dell'unico e inimitabile Sir Tucker Tarik Mod, che sarebbe questo tizio. La mia cerimonia è andata liscia come l'olio, mentre quella di Mark è stata annullata per un problema di pubbliche relazioni con il castello, credo. La nostra rivalità risale a molti anni fa. Ci siamo conosciuti nella straordinaria stalle di Jorvik City tante lune fa. Eravamo quasi diventati amici finché una sera andò tutto alla malora. I nostri discendenti racconteranno ai posteri la storia come se ai posteri, non so se lo sto leggendo bene, la storia di come il mancato Sir Mark e il vero Sir Tarik Mod si sono misurati in una partita di lancio del ferro di cavallo a Piazza Aydin. Ci allontanarono dopo lo spettacolare lancio effettuato da me, che mi fece guadagnare 75 punti agganciandosi al braccio della statua di Aydin. Pare che ancora oggi si possa vedere la spalla scheggiata. Wow. Ad ogni modo, Mark non può stare qui, probabilmente starà cercando bla bla bla, non mi interessa. Raga, mettete in pausa il video in quel pezzo perché io non ho voglia di leggere tutto. Come per la valle del dinosauro nascosto. Gliela farò vedere io, aspetto e vedi bla bla bla. Ok, perfetto. Quindi un tocco di classe per il percorso di gara. Vediamo, io, scusate, ora salto. Scopri il progetto di Tarik per il percorso gara, va bene. Sì, bla 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 bla. Raga, scusate, ma non ho proprio voglia, non mi interessa. Io voglio vedere le varie gare, una dozzina di siepi, grazie. E i giardinieri per capire che punto sono le... Ok. E dove sono i giardinieri? Ah, ok, sì, forse ho capito.
Ma io ho dei problemi. Allora, devo andare. Aiuto. Uno. Due, scusate che ho la mappa. Aspettate, metto qua la luce. Vai, perfetto. Ok, così capisco dove devo andare. Comunque ragazzi, oggi ho fatto un video così perché c'era questo nuovo aggiornamento che tra l'altro è uscito tipo, non mi ricordo se ieri o ieri l'altro. E comunque la seconda parte del tutorial di Star Stable ve la farò domani probabilmente. Cioè per farvi capire, perché mi torna proprio meglio. Ok, allora scusate se non ho fatto la seconda parte adesso, però vabbè. Mi dispiace. Mi dispiace. Ok, vediamo un po'. Bla 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 bla. Ok, devo parlare con questi due giardinieri che li conoscevo già. Ok. E sono andata in mod, ok. Tornata Tarik mod con le siepi. Perfetto. Ma quindi io ce l'ho le siepi, cioè nell'inventario. Scusate, è un po' pieno perché l'ho cos'ato, l'ho odio, ho comprato tante cose e non la vedo la sempre. Comunque vabbè, dovrei riuscire a tornarci. Vabbè, passiamo da qua raga, sperando che questo video non duri troppo, perché ora vado, cioè appena arrivo lì salto tutte le chat, tutte le varie cose, perché se no poi mi viene un video troppo lungo. Se voi giocate a Star Stable lo leggerete poi. Aspettate, se siamo vicini. È proprio qua dietro. Scusate se apro la mappa. È solo che... Poi non so se queste gare saranno temporanee o resteranno giornaliere. Cosa che credo resteranno. È strano, però avete un tempo limitato, credo, per sbloccarle. Allora. Aiuto. Nie. 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 Vabbè. Oh! Figata. Ok, tutte le siepi. Sì. Sono tutte qui le siepi. Ok, raga. Sicurezza. Va bene. Sicurezza, vabbè. Bello, raga. Bello, bello. Ok, perfetto, raga. Allora, dovremmo cominciare la gara, credo, ora. Vediamo un po'. Prova della forza. Sì! Ok, raga. Allora, proviamola. Oddio, è altissimo. Vabbè. Forza, Milk Chocolate. Bello. È fighissimo. Raga, no, raga, fighissimo. Poi il rumore delle siepi. Sentite il rumore delle siepi, raga. Che figata. Ok, ora passo un po'. No, vabbè, raga. Oddio, oddio, oddio. Ah, no. No, vabbè. Ah. Anche l'acqua, c'è il rumore. Bellissimo. Meravigliosa. Raga, dico solo questo, è meravigliosa. Ah, comunque i giorni di Stable Care sono finiti, raga. Quelli, ragazzi, i giorni quelli gratuiti. Naturalmente potete anche acquistare. Lo potete anche acquistare. Vabbè, lasciate perdere. Ok, però la corsa sta lì, perfetto. È stato fantastico, grande. Grazie. Ancora mini pony? Mini pony club, vediamo. Incontro l'attesa ospite di Tarik. Quello che... Va bene? Ah, ok. Questa tizia. Oh, che carino il suo pony. Credo che tra l'altro quel pony, ora io ho saltato un po' tutto velocemente, sia un pony di Jorvik. Un pony iniziale di Jorvik, che credo sia su quell'applicazione dove ho preso Milk Chocolate. Quindi quell'applicazione dei cavalli, che potete trasportare i cavalli da qui a lì.
Personalmente lei è un personaggio non giocante, poi... Cioè, vabbè. Comunque, lasciamo perdere. Ora non ho capito cosa lui abbia detto, però... Ok, abbiamo finito, ragazzi. E come avete già visto, abbiamo due nuove gare. Allora, raga, io non saprei. Abbiamo quella, sono tutte e tre bellissime, dove si fanno due giri di campo lungo, che vi avevo già fatto vedere. Poi quella 2.0, che ci sono, cioè è sempre praticamente un giro, però, con gli ostacoli facoltativi. Invece, l'ultimo corso ostacoli e percorso di gara, ci sono gli ostacoli, però non sono come le competizioni normali. Cioè, sono proprio le siepi, bellissime. Poi, ragazzi, tra l'altro, qua, oddio. Se avete voglia di saltare, voi entrate in questo campo, anche senza fare competizioni, potete saltare, perché qua c'è un nuovo, una nuova cosa. Qua potete mettere i vari ostacoli, quello che vi pare, guardate che belli, raga. Io salto, comincio a saltare. Ah, bellissimo. Wow. No, vabbè, raga, ma ditemi, non sono troppo belli? Perché poi, cioè, qui di solito non c'era... Aspetta, questa... Questo era un... come si chiama? Un oxer? No, non un oxer, scusate, un... vabbè. No, l'oxer no. Oh, questo è meraviglioso, raga. Tutto arcobalenoso. Voglio farci la foto, raga. No. Io ci voglio fare la foto. Mi dispiace, ma ci voglio fare la foto. Poi andiamo a vedere anche gli altri, quindi B e C. Però prima voglio fare la foto. Wow! Aspettate. Oddio, anche così è carina, però non sembra che stiamo saltando, sembra che stiamo praticamente fluttuando nell'aria. Aspettate, provo a rifarlo. Appunto. Ok, raga, ogni volta che faccio una... cioè che provo a fare una foto quando salto... mi fa così. Vabbè. Comunque, ragazzi, vediamo anche gli altri dopo, poi chiudo il video. Ah, ok, questo è un po' con le siepi, molto carino. Vediamo il C. Ok, questo è il rettangolo del dressage. Perfetto. E niente, ragazzi. Ah, qua c'è pure un salto. Bene, ragazzi, niente. Io vi saluto anche perché ho paura che il video stia durando troppo, però vabbè. E niente, vabbè. E così fu. Ok. Ciao, equestrians!